Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Into the Breach, nella breccia insomma, se la traduzione non mi inganna. È sviluppato dagli stessi autori di Faster Than Light, quindi ottimi sviluppatori, la grafica è simile, ma gioco totalmente diverso, non nello spazio ma in un futuro lontano in cui dovremo difendere le nostre strutture con dei mech enormi. Il gioco, dicevo, ha riscosso tanto successo perché è in pixel grafica, insomma, ma è un gestionale, un roguelike tattico davvero geniale. Lo sto giocando dal Microsoft Store perché se avete il Season Pass è gratuito. Non il Season Pass, ma il Game Pass, ecco, mi correggo, Game Pass. Ovviamente dovete un po' abbandonare quella mentalità un po' bigotta dove tanti dicono se non è su Steam non lo gioco. Io sono povero, onestamente mi rendo conto che per provare i giochi più belli spesso bisogna acquistarli perché gli sviluppatori purtroppo non si fidano minimamente un canale piccolo come il mio e quindi ne ho approfittato, insomma. Non lavoro per Microsoft, però vi dico, valutate lo Season Pass perché il Game Pass, perché con 2 euro fate 2 mesi, aggiungendo anche il PC Game Pass, e avete giochi anche di l'ultima uscita, insomma, come Gears 5, come Blair Witch, di cui ho portato un video e una live, giochi comunque anche appena usciti, volendo, o in uscita. Giocherò anche a The Outer Worlds, insomma, quello lì, insomma, uscirà il 25 di ottobre, ma lo avrò gratuitamente finché avrò il Game Pass. E ovviamente poi anche Gears ne ho guadagnato perché l'ho finito in 3 giorni. Ovviamente non gioco l'online, se giocate l'online valutate, perché alla fine dopo i 2 mesi costa forse 15 euro al mese o 100 euro l'anno, insomma, però valutatelo, perché se giocate solo a Gears 5 vi conviene comprarlo, magari anche da un sito di Key, da Steam magari, così avete magari anche gli amici con cui parlare, perché è comoda la chat. Comunque, noi iniziamo, vi spiego che cos'è Into the Breach. Into the Breach avremo una missione, anzi, magari quasi quasi lo ricominciamo. Vabbè, no, dai, andiamo avanti. Vi spiego che cosa funziona. Allora, praticamente noi in ogni livello potremo scegliere dove andare. Non potremo fare tutta l'isola e ogni parte, diciamo, che noi decideremo di giocare ci darà dei bonus. Potrà darci reputazione, che ci permetterà di acquistare oggetti, ci darà reactor cores per aggiornare i nostri mech, o ci darà energia, perché nel corso dell'avventura, se noi perderemo, diciamo, dei palazzi, delle strutture nostre, perderemo energia qui, che comunque ci permetterà di rimanere in gioco. Cioè, se in una missione facciamo un disastro e perdiamo quasi tutte le risorse, qua perderemo tanto nelle nostre risorse generali e quindi metteremo a rischio la missione, perché quando arriviamo a zero la partita è finita e quindi bisogna ricominciare l'isola. Io ho contato 3 isole all'inizio, quindi insomma facciamo questo, che ci dà 1 di energia e andiamo. Start mission. Allora, quello che dobbiamo fare, vedete, qua abbiamo dei mostri e possiamo andare a deploy, quindi dispiegare i nostri mech. Noi al momento abbiamo 3 mech diversi, poi ovviamente andando avanti con l'avventura guadagneremo delle monete che potremo andare a spendere per sbloccarne di altri. Allora, io questo mech, se non sbaglio, è il mech che dà... allora, abbiamo un mech che spara in linea dritta, anche lontano, uno che scavalca gli ostacoli e uno che dà un pugno. Quindi io metto questo qui. Vediamo se possiamo... No, non possiamo metterlo... Possiamo metterlo qua, scusa? No, dov'è che posso... Ah, posso solo metterli qui, mannaggia. Vabbè, li mettiamo qua. Il secondo lo mettiamo qua, che spara in linea dritta. E il mortaio lo mettiamo qua. Perfetto. Allora, possiamo iniziare con il primo, che io sposterei subito immediatamente qui. No, non possiamo, perché... niente... No, dobbiamo andare alla conferma, scusate. Scusate, ma la prima missione non me lo faceva fare. Allora, ok, qua. Che cacchio? Ah, sono mine queste, ok. Vedete, gli edifici, vedete, gli edifici ci danno energia. E perdendo gli edifici perdiamo anche
l'energia appunto e l'energia generale. Qua vediamo che al prossimo turno arriveranno altri tre nemici. Noi dobbiamo sopravvivere per 4 turni prima che i nemici si ritirino. Ovviamente ci vengono dati spesso degli obiettivi bonus in cui li possiamo uccidere tutti. Allora, in pratica, che cosa succede? Se io sposto questo qui e decido di dargli un pugno, quello che succede è questo. Io do un pugno a lui, lo uccido, lui va indietro e colpisce lui di uno. Dobbiamo fare molta attenzione a questa cosa perché spesso, fosse stato lui e un palazzo dietro, lui avrebbe subito il colpo, ma avrebbe dato un colpo anche al palazzo. In questo caso pare di no, questo non andare indietro danneggiando quelli, quindi possiamo pensarci. Lo facciamo, vedete, lui muore, danneggiamo lui. A questo punto noi ci portiamo avanti e con questo possiamo sparare oltre gli ostacoli e possiamo danneggiare lui. Non possiamo danneggiare questo, danneggiamo lui di uno. Merda, danneggiamo anche lui. Ok, abbiamo fatto una cavolata. Vedete quanto bisogna tenere in considerazione i danni, perché lui ha danneggiato lui, ha spinto indietro anche lui e ha danneggiato. Ok, perfetto. Niente, usiamo il cannone, vediamo se fa danno. No, direi che spazziamo via il nemico e adesso possiamo passare il turno e andare al turno successivo, dove spawnano dei nemici. Ovviamente questi due non sono una gran minaccia al momento, perché vedete che muoiono sulle mine. Questo però può volare e quindi possiamo pensare di dargli un pugno e buttarlo indietro. Vediamo, sarebbe stato bello spingerlo su una mina, ma vediamo. Allora, noi gli diamo un pugno e non lo uccidiamo, però, non lo uccidiamo. Dobbiamo pensare prima, scusate che volevo vedere se con lui, mannaggia. Vec Psion, questo nemico prevede bonus agli altri. Ok, dovrebbe dare un bonus agli altri, quindi possiamo pensare prima di uccidere questo. Però vedete che se io do un pugno, un colpo a lui, lui muore. Quindi io direi che facciamo una cosa di questo tipo: lo spingiamo indietro, lo facciamo sparare, spingerà indietro lui ma non lo danneggerà. Perfetto, adesso è stata studiata come Dio comanda, infatti adesso gli diamo un colpo, lui muore. Perfetto, gli nemici perdono il bonus, lui a questo punto dà un pugno a lui e lo uccide. Non ha più il bonus, vedete che prima perdeva un solo punto vita, adesso ne perde due e siamo a cavallo. Allora adesso bisogna fare attenzione, perché questo poi dovremmo rispostarlo avanti prima di sparare, e i nemici possono fare un movimento fino a dove le caselle ce lo consentono e il turno di fuoco. Molto semplice, cioè il gioco lo si capisce relativamente in fretta, poi il padroneggiarlo e considerare tutte le varie variabili è un po' più difficile. Bisogna fare molta attenzione. Che cacchio è successo? Vabbè, due turni rimanenti alla fine e adesso devo fare attenzione, perché se con questo spingo lui, lo spingo lì, ma non dovrebbe far danno. Quindi, pum, io faccio avanzare lui, così lo porto già avanti per il prossimo turno, gli sparo, lo mando lì e lo uccido. Quindi abbiamo completato anche il secondo turno abbastanza in modo abbastanza brillante. Azione disponibile, ma non mi interessa, perché noi giochiamo d'attesa e abbiamo già questo coperto. E questo invece per raggiungerci, comunque, questi per raggiungerci dovranno, a parte questo che vola, passare sulle mine, insomma. Allora, straminchia, questo ha fatto un salto. Allora, no, adesso dobbiamo ragionare un attimo su quello che possiamo fare. Allora, io posso dare un pugno a lui, un pugno a lui, però non... mannaggia. Allora, io se do un pugno a lui, lo spingo di là e lo uccido quasi. Se io do un pugno a lui, lo uccido, perfetto. Allora direi che... possiamo, vediamo, voglio vedere lui quanto si può muovere. Ok, allora lui si muoverà qui e sparerà a questo, togliendogli un danno, però vabbè, almeno poi vabbè, proviamo così. Poi allora a questo punto possiamo scegliere se dare un pugno a lui. Allora, se io do un pugno a lui, lui attacca e lo uccide. O se no, uccidiamo questo. Voglio vedere però che movimento può fare questo. Sì, direi che possiamo muoverlo qui e poi sparare a questo. E vedere se... Sì, dai, potrebbe essere la scelta giusta. Lo muoviamo qui, spariamo a lui. Però no. Mannaggia. No, dobbiamo fare un'altra cosa più tattica. Questo lo spostiamo qui.
e poi diamo un pugno a lui. Che lo mandiamo sulla granata che esplode. Perfetto. A questo punto la foresta ha preso fuoco, quindi bruceremo se staremo lì. Però lui adesso dovrebbe poter... sì, ma non lo uccidiamo comunque. Ma va bene. Forse lo spingiamo in acqua. Sì, se lo spingiamo in acqua siamo a posto. No. Lui sta prendendo di mira questo. Non sembrano arrivare nuovi nemici, quindi passiamo il turno e vediamo che cosa succede. Ovviamente lui ci attacca a distanza. Lui attacca la città. Abbiamo perso un... Ah no, abbiamo vinto, ok, abbiamo vinto, abbiamo reso sicura la regione, abbiamo guadagnato un punto, ne avevamo perso uno, ne abbiamo guadagnato uno, se non ricordo male, abbiamo protetto 917 civili e ognuno dei nostri mech e il relativo pilota hanno preso esperienza, quindi abbiamo reso sicura la zona. Possiamo andare a vedere ogni singolo mech con l'esperienza, il fatto che possiamo andare a sbloccare delle skill, installare dei moduli, come abbiamo detto, ma non ne abbiamo. La vita, aumentare la vita. Ah, ok, no, però non abbiamo... sì, vedete che non abbiamo il core. Possiamo usare un simulatore virtuale per vedere le modifiche che questi hanno. Qua ci sono le opzioni. Andiamo alla Restoration Center e vediamo che cosa possiamo fare. Allora, li possiamo evocare solo in questa zona qui. Abbiamo un nuovo mezzo qua. Vabbè, vediamo. Allora, iniziamo a mettere i tizi qua, questo spara dritto e questo spara di qua. Ok, confermo e vediamo come va questa seconda missione. Allora iniziamo noi, spero. No, iniziano i nemici. Ok, sì, loro si muovono. Bisogna fare attenzione perché qua abbiamo dei palazzi che non possiamo proteggere. Allora, questo io non so cosa sia, ma penso che magari potrebbe attaccare per i fatti suoi. Comunque, lui può attaccare questo, che va, penso, a spingere quest'altro. Vabbè, proviamo. No, era nostro forse quello. Mannaggia la... Vabbè. Comunque, lui non può andare qua. Perché non può andare qua? Perché subirebbe l'attacco. Ma lo proviamo lo stesso. Tac. Diamo una botta. Ok, e uccidiamo. Però diamo fuoco anche alla foresta. Mannaggia, mannaggia. Lui spara a quei... sì, ma lo mandiamo a rischio di contro sti qua. Però, mannaggia. Se io lo muovo qui e sparo a questo... questa missione qui sarà molto più difficile. Finisci il turno. Loro spareranno allora per i fatti loro, immagino. Ah, sto qui sta sparando la montagna. Vuol buttare giù la montagna per colpire i due così qua. Vabbè. C'è qualcosa... Ah, difendi i tank. Sì, infatti era una missione secondaria. Io ne ho distrutto uno. Va bene, questo qua sta dando un bonus ai nostri soci, quindi vediamo di spazzarlo via subito, così vedete che scompaiono i cuori. Io direi che questo lo possiamo... no, non possiamo fargli un danno lì. No, forse sì, vediamo. Se io colpisco questo... sì, però no, non posso, però... Perché io se colpisco questo, lui va indietro, danneggia quello dietro che danneggia i nostri palazzi. Però se io colpisco questo... Lui va avanti e fa quel danno lì. Vabbè, allora tu potresti andare qui e colpire lui. Ok, non abbiamo più mosse da fare, quindi possiamo passare il turno. Finisce molto male questo livello, eh. Ah, ha resistito. La griglia di difesa ha resistito. Hanno una chance... ogni volta che vengono attaccate di resistere. Comunque, vabbè, adesso sta prendendo fuoco anche la nostra torretta. Bisogna fare attenzione perché se muore, muore. Insomma, questo qui sta buttando giù la montagna. Sta sorgendo l'ultimo mostro, credo, perché alla fine... Allora, minaccia. Sì, ciao. Vabbè, no, ne arrivano altri. Siamo abbastanza in braghe di tela, come si usa dire.
Allora, tu ti sposti qui e spari questo che danneggia quello dietro. Ok. Tu potresti andare qui, no? Se tu dai un pugno a lui, lo uccidi? Sì, perfetto. Tu potresti sacrificare la tua vita e uccidere lui. Però è anche vero che se tu ti muovessi... Eh no, deve essere Daitto, perfettamente Daitto per poter fare il danno, quindi... E niente, oh ragazzi, si sacrifica. Ok, abbiamo spostato anche lui. Che cosa possiamo fare ancora? Mi sa niente perché... Ah, lui può sparare. Ok, sono un pirla io perché ho imparato una nuova meccanica adesso. Fantastico. Ok. Potevamo usare i due carri armati, vabbè, io ne ho distrutto uno, quindi... Allora, il mech è stato disabilitato, il pilota è stato ucciso e non sarà più in grado di agire per il resto della missione. Va bene, va bene, va bene, va bene. Dai, un turno ci manca. Dai, dobbiamo resistere, direi che siamo... abbiamo quasi resistito. Ci ha preso... Vabbè. Allora, se io muovo questo... Qui, no, io direi che potrei anche... Volevo fare un po' carambola, però adesso non abbiamo più nessun tipo d'attacco, quindi io devo per forza sacrificare lui, mi spiace. No, non può sparare. No, chiedo perdono. Sì, abbiamo buttato via la possibilità di colpire. O forse no, vediamo adesso. Questo. Dobbiamo assolutamente resistere. Io do una botta a lui e magari riusciamo a... Ok, spostarlo. Sta andando fuoco a tutte le cose. Questo può sparare. Sì, può sparare. Ah, ok, è avvolto nella tela. Non si può muovere, ma può attaccare. Infatti è quello che ha fatto. Non so se abbiamo... sì, ho la possibilità di sparare anche con lui, ma... Non posso sparare. Sì, è critica la cosa, ma va bene. Ok, si è liberato. Ultimo turno, speriamo di resistere. Oh, ha resistito ancora il nostro palazzo lì. Abbiamo perso l'ultimo carro armato, quindi addio all'obiettivo bonus. Abbiamo perso. Ok, no, abbiamo vinto, ma a un prezzo abbastanza caro, perché abbiamo perso una cella della Power Grid. Abbiamo guadagnato un Mech Reactor. E Matteo Patella è morto dopo aver preso danni. Ok. Quindi in questo caso abbiamo... Era morto... No pilot. Ok. I mech possono pilotare se stessi, ma sono meglio se hanno un pilota. Ok, abbiamo perso il... Vedete, gli altri hanno ancora un pilota, questo e questo, ma è morto il pilota di questo, quindi non so. Potremmo probabilmente acquistare andando avanti un altro pilota, ma al momento non l'abbiamo. Abbiamo però un power core available, ma solo per un mech dei due, credo. E possiamo andare a installarlo. Ma posso installarlo in ognuno? No, posso installarlo in questo. No, possiamo potenziare la vita, il movimento. Dash, aumentare più 2 danno. Vado a potenziare. No, richiede 3 core. Ok. Move, health, gli do più vita. Non lo so, non lo so, non lo so. Cioè, non posso potenziare gli altri. No. Più vita, questo.
Ok, abbiamo aggiornato, è diventata vita 5, mentre gli altri sono vita 3, insomma. E adesso si va avanti verso un'altra zona della grande mappa. Adesso purtroppo non riesco a farvi vedere, però in pratica non siamo neanche a metà e abbiamo quasi più o meno metà vita. Quindi bisogna, in questo caso, battendo questa missione, ad esempio, guadagneremo forse uno di questi e una stella di prestigio. Poi magari avremo possibilità di acquistare. Abbiamo salvato al momento 1800 persone, guadagneremo anche Great Defense. Quindi, insomma, questo è a grandi linee quello che ha da offrire Into the Breach. Potete vedere poi le statistiche di tutto quello che abbiamo fatto, insomma, e nel new game non posso farvelo vedere, però in pratica, vabbè, crepi l'avarizia, ve lo faccio vedere comunque, vedete, potete andare a scegliere la difficoltà, io lo stavo giocando normale, scegliere i colori dei mech e soprattutto andare a personalizzare il pilota principale e andare a... Sì, questo è il nostro protagonista, insomma. Possiamo andare a sceglierne un altro, lui ha più 2 bonus esperienza a ogni uccisione, poi andremo a sbloccarne altri, un po' come Faster Than Light, e potremo anche cambiare la squadra perché vedete che quando guadagneremo monete a fine partita potremo andare a sbloccare altre squadre oppure personalizzare le nostre squadre. Queste sono squadre già fatte, poi ovviamente potremo andare a combinarle come meglio crediamo. Ecco ragazzi, questo è Into the Breach, spero di avervi spiegato a grandi linee quello che il gioco ha da offrire, così potrete farvi un'idea se il gioco può interessarvi o meno, se può essere il vostro gioco. È un ottimo intrattenimento tattico, dà soddisfazione senza dubbio quando iniziate a considerare tutte le variabili e questo lo fate di turno in turno. Fatemi sapere che cosa ne pensate e alla prossima ragazzi, ciao ciao!